Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Nel Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. In questa trentesima domenica del tempo ordinario, la liturgia ci invita a riflettere su quello che è il primo comandamento, dice Gesù nel Vangelo. Gesù sta citando un testo dell'Antico Testamento scritto da Mosè, testo del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4. Il testo in cui il Signore, la legge di Dio, dato a Mosè sul Monte Sinai, cioè circa 1400 anni prima di Cristo, in cui Dio, secondo i rabbini, ecco perché un rabbino, un dottore della legge, uno studioso della teologia, uno studioso della legge di Dio, vuole mettere alla prova Gesù. Perché al tempo di Gesù, tra i farisei, tra i dottori, tra le autorità ecclesiastiche, c'erano tante teorie su quelli che erano i comandamenti di Dio, il primo comandamento di Dio. E vediamo soprattutto come un dottore della legge cerca di provocare Gesù, metterlo a prova. Abbiamo già visto domenica scorsa come i farisei, gli erodiani, oggi anche i sadducei, cioè la classe sacerdotale, che è una delle teorie tutte strane, così stessi farisei che si considerano fanatici, adesso un dottore per provare, per tentare Gesù. Tutto il Vangelo di San Matteo è una continua triatriba di Gesù con i farisei, i dottori della legge, i quali sono astuti, ipocriti, così Gesù dice. Definisce, portate voi delle maschere, fate credere alla gente quello che in realtà voi non siete, perché siete sepolcri imbiancati, espressione molto dura di Gesù con i farisei, perché in realtà dicono di conoscere la legge di Dio, ma sono i primi a trasgredirla, come succede adesso, molte volte. Voi che conoscete bene la legge di Dio siete talmente astuti, abili per trasgredire la legge. E Gesù fa tanti esempi come quello del corbano e così via. Quindi vogliono tentare Gesù. E Gesù quindi cede il testo del Deuteronomio. Maestro, nella legge di Mosè, la cosetta Torah, sarebbe i primi cinque libri dell'Antico Testamento, la Genesi, così l'Esodo, come abbiamo visto nella prima lettura, e così anche i Levitici, il numero. E quindi sono i primi cinque libri del Deuteronomio della Sacra Scrittura, la legge di Mosè ci dice qual è il comandamento di Dio. Secondo gli studiosi erano circa 613 i precetti, secondo la scuola dei dottori della legge e dei cosiddetti rabbini, di rabbì. E 603 di cui 365 erano cosiddette negative: non fare questo, non rubare, non dire falsa col non, e soltanto 248 erano considerati precetti positivi: devi fare questo. In questa tanti precetti, 613, si discuteva tra i dottori quale fosse il più importante, il primo, perché a volte viene citato anche il profeta Isaia che ne indica 11, così anche altri profeti, e quindi c'era tutta una discussione fra i dottori della legge, che i quali molte volte erano molto preparati, conosce bene a memoria la Sacra Scrittura. E Gesù quindi cita il testo del Deuteronomio: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Con tutto il tuo cuore, perché il cuore, per gli ebrei, è il centro della volontà. Con tutta la tua volontà, amare Dio nei tuoi desideri, con tutti i tuoi desideri, non soltanto a parole.
ma soprattutto il desiderio di fare, dare gloria a Dio. Con tutta la tua mente, nei tuoi pensieri, la tua mente deve essere sempre presente Dio e non altri pensieri osceni, pensieri di vendetta, di odio, di rancore, ma avere mente, la mente sempre davanti agli occhi la legge di Dio, e con tutta la tua anima, perché l'anima era il principio vitale, il principio che dà vita al corpo, cioè con tutta la tua vita devi amare Dio, tutta la tua vita deve essere una testimonianza di Dio. E poi vedremo che cosa significa concretamente la prima e la seconda lettura. Questo, dice Gesù, è il primo, il grande, il primo comandamento. E il secondo è simile, ma non è lo stesso. Simile perché? Perché dice Gesù, perché si ama il prossimo nella misura in cui tu ami Dio e conosci Dio. Non si può amare direttamente il prossimo senza Dio. Se si cade nella filantropia come fanno i massoni, oppure si ama il prossimo per altri fini. Non quell'amore disinteressato. Ti amo perché sei figlio di Dio, sei una creatura di Dio, sei mio fratello. Invece, molte volte lo si fanno opere di carità semplicemente per ricevere l'applauso della gente. Hai fatto tante opere come sei bravo. E dice Gesù nel Vangelo sempre di San Matteo, la tua sinistra non sappia ciò che fa la tua destra. Altrimenti la tua sinistra, che è invidiosa, cerca soltanto l'applauso della gente, cerca soltanto, ecco, farsi vedere, dice Gesù nel Vangelo. Hai già ricevuto la tua ricompensa su questa terra. Tutto ciò che fai, fallo per amor di Dio, perché siamo figli di Dio e siamo solo di passaggio su questa terra. Quello che hai non è tuo. Un giorno lasceremo tutto. Tutti e tutti ci troveremo davanti al giudizio di Dio, scrive sempre San Paolo nella lettera ai Corinzi, capitolo 15. Tutti quanti un giorno compariremo davanti al tribunale di Cristo. Quindi amare il prossimo tuo come te stesso. E concretamente Gesù, nella prima lettura, la liturgia di Dio, nella prima lettura, ci indica che cosa significa amare il prossimo. Il Papa Benedetto XVI ha scritto un'enciclica sull'amore. Che cos'è l'amore? Deus caritas est, citando prima Giovanni capitolo 4 versetto 16, Dio è amore, e dice sempre San Giovanni, nell'amore verso il prossimo siete quanto ami Dio. Come ti puoi dire di amare Dio che non vede, non ama il prossimo che tu vedi? Nella misura in cui tu ami il tuo prossimo per amor di Dio, tu manifesti l'amore verso Dio, perché è Dio stesso che te lo comanda, ama il prossimo. E la prima lettura ti dice concretamente, è il testo del Deuteronomio, nel testo dell'Esodo, nel capitolo 22, fa parte sempre della Torah, della legge di Israele, e soprattutto concretamente per gli ebrei il prossimo era l'ebreo, era lo stesso popolo. Invece con Gesù si estende a tutti i popoli. Gesù, ecco, racconta l'episodio, ecco, del buon samaritano per indagare chi è il tuo prossimo, parla proprio del samaritano che era considerato un traditore, un nemico degli ebrei, quello amato, il suo prossimo. E così dice il Signore, prima cosa non molesterai il forestiero, chi viene da lontano, un profugo, una persona che non ha più niente, sta solo, abbandonato. Tu dovrai aiutarlo se sta nel bisogno, per amor di Dio. E così la vedova e l'orfano, cioè Dio cita alcuni episodi di persone che stanno in difficoltà, quello è il tuo prossimo, lui ti sta accanto e ha bisogno di te, ha veramente bisogno di te, non un accattone, un imbroglione che poi pullano un po' dappertutto, ma soprattutto chi ha bisogno di te, la vedova, che improvvisamente è rimasta vedova, con i figli, non ha come vivere, disperata, non sa come fare, quello è il tuo prossimo. L'orfano che ha perso i genitori, non sa come vivere, non ha come mantenersi, quello è il tuo prossimo. Che sta accanto a te, vicino di casa, non lontano, affianco a te, guardati attorno, dice il Signore, parla del prossimo tuo, non quelli che vengono da lontano. E soprattutto, quindi qui non maltratterai l'orfano e le vedove, e Dio manda una maledizione, guai a te se fai questo. Dio punirà con la morte, dirà addirittura nel testo dell'Esodo. Se tu presti anche del denaro a chi ha bisogno, non ti chiedere interesse al tuo prossimo che sta nel bisogno, nella necessità, che è disperato, non sa come vivere, come fare. Quella Dio ti ricompenserà 10.000 volte tanto.
dirà Gesù nel Vangelo. Dio ti stravede perché hai aiutato chi sta nel bisogno. Quindi non devi chiedere interesse per quella situazione particolare di esigenza, di situazione di disperazione. Quindi anche nel mantello, dover restituire ciò che non è tuo, dice il Signore. Soprattutto, ecco, altrimenti Dio, che Dio pietoso, ascolta il grido di chi soffre e di chi praticamente sta nel bisogno. Quindi ecco, questo significa il prossimo, colui che ti sta accanto. E San Giovanni ce lo dice tante volte nelle sue lettere cattoliche, ne ha scritte tre, oltre al Vangelo. San Giovanni ha scritto anche tre lettere cattoliche, dove parla proprio della carità fraterna, che è fondamentale per amare concretamente Dio. E quindi San Paolo nella sua lettera ci fa comprendere anche come bisogna esercitare la carità. Il Papa Benedetto XVI, quando parla della carità, cita proprio questo testo di San Giovanni, che Dio è amore, Deus carità stessa, e dice che la vera carità non è quella del mondo, distingue tra agape e eros. L'eros è quell'amore comune alle bestie, sesso, piaceri, divertimento, quello non è amore, quello è comune alle bestie. Il vero amore, agape, vuol dire comunione, io ti amo, vuol dire donazione. E lo stesso Papa San Giovanni Paolo II parla poi dell'amore coniugale e dell'amore disinteressato. Io mi dono a te, questo è amore, in maniera disinteressata, soltanto perché la vera carità, l'agape, caritas, si fonda sulla fede. La fede è il principio della giustificazione, dice San Paolo. Quindi c'è vera carità quando c'è la fede viva in speranza della ricompensa eterna. È quello che dice San Paolo oggi, proprio nella prima lettera che abbiamo visto già domenica scorsa, all'inizio della lettera ai Tessalonicesi, parla proprio di questo. San Paolo, Tessalonica, è una città della Grecia, che è l'attuale città di Salonicco. E San Paolo sta scrivendo a questa comunità circa l'anno 52 d.C., si trova nei pressi di Corinto, nell'Acaia, che viene citato, che sarebbe nella Grecia del Sud, e dove si trova l'attuale città di Corinto, e lì quindi si parla della Macedonia, che si trova al nord della Grecia. E scrive questa lettera quindi alla comunità greca dei Greci, e soprattutto quindi invita soprattutto a fare tutto questo con gioia. Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati noi, dice San Paolo, nell'evangelizzare, nel portare la parola di Dio per il vostro bene. Voi sapete, in seguito il nostro esempio e con quello del Signore, che avete seguito il nostro esempio, dice San Paolo, e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove con gioia nello Spirito Santo, con la grande gioia, perché la gioia si fonda, frutto dello Spirito Santo, segno della presenza dello Spirito Santo, che quando la persona veramente conosce Gesù, entra lo Spirito Santo nel proprio cuore, ha una grande gioia. L'anima che è sempre triste, nervosa, nevrotica, non è mai soddisfatta, lo fa altre sempre a sbuffare, è un'anima che non ha la presenza di Dio. Ci sono altre presenze, ma non di Dio. E allora che dobbiamo chiedere questo al Signore, di saper accogliere la parola di Dio, come hanno fatto i Tessalonicesi, la città di Salonico, e che l'hanno accolto con gioia, soprattutto nell'ascoltare la parola di Dio. Perché il primo comandamento del Decalogo, capitolo 6, versetto 4, del Deuteronomio, e qual è? Inizia così: Shema Israel, in ebraico, ascolta Israele, e poi i 10 comandamenti. Il primo comandamento è quello di mettersi all'ascolto della parola di Dio, è fondamentale, come hanno fatto i Tessalonicesi, hanno ascoltato la testimonianza di San Paolo, soprattutto con l'esempio, perché la testimonianza più importante di San Paolo è quella del buon esempio. Molte volte invece non conosciamo i comandamenti di Dio perché non ci mettiamo all'ascolto della parola di Dio. È fondamentale studiare, leggere, aprire la nostra mente alla parola di Dio. Quindi, mezzo a grandi prove, perché seguire Cristo con gioia significa anche sopportare le persecuzioni, perché la logica del Vangelo dà fastidio al mondo. Il mondo di oggi, l'amore del mondo, è tutt'altro amore. Quindi il cristiano verrà sempre perseguitato, verrà sempre malcompreso, non verrà mai accettato. Ma dice San Paolo, non abbiate paura, io ho vinto il mondo, dice Gesù nel Vangelo, anche se di fronte a tante prove voi continuate a testimoniare, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e della Caia, cioè della Grecia, nord e sud della Grecia. Infatti, per mezzo vostro, la parola del Signore risuona, non soltanto nella Caia e nella Macedonia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto.
tanto che non abbiamo più bisogno di parlare. Ecco il buon esempio, la testimonianza che porta. Loro hanno accolto la parola, così nella nostra vita spirituale. Guarda che tu hai ascoltato la parola di Dio, è entrata in te, l'ha interiorizzata, quella parola ti deve trasformare, dice San Paolo, ti deve trasformare. Sono essi fatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli per servire il Dio vivo e vero. Questo significa conversione, metanoia. Ho accolto la parola di Dio, mi è stato annunciato, dice San Paolo, fide exaudito, la fede viene dall'ascolto, e questo dà buon esempio. In te c'è la conversione, tutta la tua vita viene trasformata. Ecco, amare il Signore con tutta la tua anima, con tutta la tua vita. Allora questa è la testimonianza, quando tu ti comporti onestamente, quando tu aiuti il forestiero, quando tu aiuti la vedova, l'orfano. Questo significa la tua carità, che lo fai per amor di Dio, non per ricevere l'applauso della gente. Questo converte, salva te stesso e salva anche gli altri con il tuo buon esempio. E quindi chiediamo veramente questo al Signore in questa domenica, di interiorizzare la parola di Dio, che è fondamentale, ascoltarla, Shema Israele, meditarla e poi trasformarci interiormente. Ecco la metanoia, la conversione, dice San Paolo, detta ai Tessalonicesi, che sono stati hanno accolto, e il loro esempio è stata la testimonianza più importante, più credibile, perché la vita vissuta nel Vangelo, questa è la gioia del Vangelo e questa è la testimonianza viva del Vangelo. Abbiamo un grande aiuto in tutto questo, che è la presenza della nostra mamma, la madre corredentrice, che nel momento in cui la parola di Dio, allora nel nostro cuore c'è una grande gioia. Ecco perché viene presentato questo bellissimo Salmo responsoriale 17: ti amo Signore mia forza, ti amo Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza e mio liberatore. Il cuore è pieno di gioia, è pieno di amore verso Dio, perché c'è stata questa trasformazione della parola in noi che ci ha trasformati interiormente. Allora chiediamo aiuto alla Vergine Santa per aiutarci a vivere in pienezza l'amore. L'amore significa il perdono, perché non posso donarmi all'altro se non perdono. Non posso dire di amare il mio fratello e poi invece il risentimento, il rancore, e non mi saluto col mio fratello. Non posso amare il mio fratello se poi guardo certe cose che non devo guardare, pensando che avendo così penserei di adulterio e così via. Non posso dire di amare Dio se poi bestemmio, oppure non difendo i diritti di Dio di fronte a una società ormai atea. Ecco, amare Dio, dice il Signore, non chi dice Signore, il Signore entrerà nel regno di cielo, ma colui che fa la volontà del Padre mio, che significa di concretizzare e tutto ciò che abbiamo ascoltato dalla parola di Dio, giorno per giorno, ogni giorno bisogna viverlo, perché santi non si diventa subito, ma è un cammino verso l'eternità. E chiediamo quindi alla Vergine Santa, nostra madre corredentrice, come la definivi Papa San Giovanni Paolo II, di aiutarci in questa trasformazione interiore. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati.